Verrebbe da dire che siamo un popolo di imbecilli, perché l'assuefazione al menefreghismo costringe la gente ad una ammutolita paralisi. La pacata rassegnazione che intorpidisce le menti libere riduce ad uno stato miserabile lo slancio verso la vita. Eppure Anardò, in seno all'iniziativa in occasione dei 30 anni dall'assassinio di Renata Fonte, l'assessore alla pubblica istruzione del comune di Nardò, uccisa da due sicari il 31 marzo 1984, si è imboccata la strada lenta della sconfitta. E di sconfitta si può parlare quando l'opinione pubblica, la gente di paese e i cittadini si ritraggono dal ricordo. Poca gente si è radunata in piazza. C'erano però tanti bambini, gli alunni e gli insegnanti delle scuole dei tre poli cittadini e di una scuola elementare d'italiano, e poi i rappresentanti di associazioni cittadine e salentine che si battono per la tutela del territorio, ma anche uno spiegamento di forze dell'ordine disposto per la presenza del magistrato Giancarlo Caselli, di Don Ciotti e del prefetto di Lecce Giuliana Perrotta. E sempre di sconfitta si potrebbe addirittura parlare se la proposta di intitolare l'aula consiliare del comune di Nardò a Renata Fonte venisse archiviata, bollata con esito negativo. E la politica avrebbe le sue responsabilità. La cultura della memoria di una donna, di un politico ucciso dalla mafia, sembra essere scomparsa. E Renata Fonte era un assessore comunale in prima linea nelle battaglie per la legalità e per l'ambiente. Non ci si può rannicchiare in un profondo senso di impotenza, perché tutto scivolerebbe in modo silente in quel menefreghismo che va combattuto attraverso la memoria, l'impegno nella lotta alla mafia. Non si può prendere la licenza di accantonare il ricordo di chi non è rimasto fermo a guardare, di chi non viveva la politica come sonnolenta attività amministrativa, di chi in modo rispettoso dei valori umani combatteva quel terrore scatenato e voluto dalla Sacra Corona Unita, che costringeva, soprattutto negli anni Ottanta, ad un patto di sangue e d'onore per mantenere vigorose le fila della criminalità organizzata. La Via Crucis di parole dure, forti, non si è fatta attendere. Don Luigi Ciotti, fondatore dell'Associazione Libera, non ha avuto alcuna esitazione nel dire chiaramente quello che, certo, non fa onore alla città di Nardò. Guai! Guai! Se non ascoltiamo il dolore a distanza di 30 anni, se no diventa una cerimonia, una celebrazione, e noi non sappiamo cosa farcene della retorica della memoria. Non sappiamo cosa farcene degli spettacoli, perché Renata Fonte vive, vive, non è morta, vive, e tocca a noi impegnarci per rispettare l'ambiente, la nostra città, perché ci sia più attenzione e più giustizia. Io chiederò nella preghiera a Dio che dia una bella pedata, la pedata dolce di Dio a Nardò, perché nessuno, ma proprio nessuno, nessuno si senta a posto e si senta arrivato. Abbiamo bisogno tutti, anche chi ci ha impegnato, sentire dentro di noi il morso del più, il fare di più. La cultura delle regole, il senso di legalità, l'amore per la trasparenza non possono essere ancora minoritari in Italia e ancor meno nel Salento. L'autoritarismo, come la cultura della mafia e la cultura del disinteresse verso il sociale, trovano terreno fertile per imbrigliare gli animi anche più miti. Non ci si può isolare dal ricordo, da una responsabilità morale verso la cultura della legalità, come un fastidioso pensiero che va tolto di mezzo con l'assenza. Quell'assenza che brucia, che fa male, che non giova a nessuno. Neanche a chi decide di minimalizzare con il banale pensiero che ciò che non ci tocca non ci riguarda, non ci appartiene. Perché questo atteggiamento, condotta di vita, è peggio di prima,
peggio di sempre. I familiari delle vittime di mafia riescono a trasformare il dolore, la sofferenza privata in testimonianza pubblica. Testimonianza pubblica che vale, deve valere anche per tutti noi come memoria e al tempo stesso come stimolo, incitamento, forte, motivato, robusto. Intendiamoci, la putrefazione morale, l'indifferenza, la vigliaccheria possono essere combattute. Occorre coraggio, occorrono anche volontà e spirito libero ed onesto. E le figlie di Renata Fonte, a cui la vita ha riservato molte pene ed altrettanti dolori, hanno la tenacia per rinfocolare il coraggio di combattere. Loro lo hanno sempre avuto. Ancora non capiamo che chiudendoci nella bambagia dell'intorpidimento non troviamo la nostra essenza, ma il più vasto dei vuoti. E col sorriso stampato sul volto siamo convinti di essere immortali, onnipotenti, ubiqui, di conoscere noi stessi senza comprendere che la verità è fuori. Siamo talmente presi e convinti di ciò da ignorare che il lato scuro della luna è quello dove c'è più luce. Come possiamo gioire della nostra esistenza senza guardare in grande e realizzare di essere parte dell'infinito? Quando finalmente capiremo di essere belli perché ognuno di noi rappresenta una piccola parte di una bellezza più grande? È lecito dunque indignarsi quando la natura viene oltraggiata e sfruttata, poiché è come se venissimo sfruttati noi stessi. Lei ha impedito che la voce della bellezza venisse messa a tacere, la voce del mare cristallino di Porto Selvaggio, la voce delle rocce e degli scogli accarezzati dalla spuma dello Ionio, la voce dell'imponente torre che troneggia silenziosa dalla cima della scogliera. Lei ha reso tutto questo un'oasi protetta e l'ha strappata alle speculazioni edilizie che la mafia aveva programmato. Nello sciabordio del mare sulle grotte, nei tonfi sordi dei passi dei turisti, c'è la sua voce, la voce di Renata Fonte. Questa voce non verrà dimenticata, perché noi giovani possiamo renderla immortale e collocare un ulteriore tassello alla lotta antimafia, sempre ricordando che sono proprio le cose che spesso ignoriamo o ci sembrano di poco conto che contribuiscono a rendere il tutto più reale e a rinforzarci, dando l'esempio e la motivazione a cercare la bellezza, la verità, la giustizia. La superficialità della cultura popolare e la grave debolezza della città di Nardò, politica compresa, non possono ingannare nessuno.